Il referto medico parla di lesione del menisco mediale e lesione completa del crociato anteriore del ginocchio destro, ma guai a parlare di stagione finita a Elvis Abruscato. L'attaccante della Cremonese è sicuro che tornerà presto e più forte di prima, sostenuto dalla propria fede e dall'affetto di tifosi, compagni di squadra e società. Non ce l'ho mica con ragazzo, però è stato un fallo sicuramente cattivo e per far male e per farmi. E per reazione in un momento di frustrazione della squadra del San Marino, quindi credo che l'arbitro si sia comportato in un modo scorretto, anche perché era espulsione diretta. Per la mia positività pensavo fosse meno, ma come è stato il fallo, dal fatto che il fallo abbia impeccato una caduta scoordinata e tutto il resto. Il dolore, il fatto che non riuscivo a stare appoggiato sulla gamba, insomma tutte cose che mi hanno fatto pensare che fosse quello che poi realmente è. Il programma medico adesso è importante un pre-operazione, è importante il post-operazione per comunque accorciare i tempi e fare in modo che per contraddire quello che è, insomma, un po' sono i pronostici di tutti. Mi piace stupire, ecco. Non vedo questo infortunio per me alla fine del campionato, ma come un inizio di qualcosa che si porterà a termine positivamente. Confido molto nel Signore, confido molto in quello che il Signore mi dà ogni giorno e sono certo che questo che è accaduto perché era nel mio... Era nella mia strada, era per il mio percorso e sicuramente la fede mi aiuterà a capire meglio e a fare i determinati passi per fare il meglio per questa squadra, per questa città. Vedere i messaggi a Cremona nella vostra trasmissione è stato molto interessante. Mia moglie mi svegliava, mi chiamava, mi diceva oh, guarda cosa c'è scritto là sotto. Insomma, sono cose che fanno piacere. Ringrazio insomma tutti i cremonesi che mi hanno scritto, che hanno scritto e che sicuramente quello che non ho fatto fino oggi sarà compiuto al mio rientro.